Ciao bambini, io sono Elisa ed oggi sarò io a leggervi una nuova storia di Peter il Coniglio. E sono davvero felice di farlo in questa giornata così speciale. Oggi è il giorno di Santa Lucia, il cui nome significa luce. Ebbene, un antico proverbio recita così: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Oggi è il giorno più corto dell'anno. È il giorno in cui abbiamo molte meno ore di luce. E più di buio, di notte. Ma da domani le giornate inizieranno ad allungarsi sempre di più. Bene, è arrivato il momento però di iniziare la nostra lettura. Quindi direi di aprire il mio bel libro e di raccontarvi una nuova storia. Il giorno dopo c'era così tanta neve che i coniglietti furono costretti a scavare una galleria per uscire dalla tana. Andiamo in slitta! Esclamò Peter. Ma noi non abbiamo la slitta, gli fecero notare Flopsy e Mopsy. Ma con cosa ce la facciamo? Si guardarono intorno, ma tutto quello che vedevano era neve. Tornarono nella tana. Già di ritorno? Chiese mamma coniglia, sorpresa di rivederli. Ci serve una slitta. Che cosa potremmo usare? Chiese Cottontail. Una slitta? Disse la mamma. Beh, certo non la mia pentola per friggere, Flopsy. Mettila giù. Fatemi pensare. Peter e le sorelle si misero a frugare ogni angolino e a buttare all'aria tutti i giocattoli. Mamma coniglia stava diventando nervosa. Fermi tutti! Esclamò. Potete usare il vassoio del tè. Però ne ho uno solo, quindi dovrete fare a turno. E statici attenti. Tirò fuori il vassoio da un cassetto e lo consegnò a Peter. Grazie, mammina, disse lui abbracciandola. Faremo i bravi. Qualche minuto dopo erano tutti e quattro in cima al pendio che scendeva alla fattoria. Comincio io, stabilì Peter. Appoggiò il vassoio a terra e ci si sedette sopra. Tenne i talloni ben affondati nella neve per non partire via subito. Ora dammi una spinta, disse a Mopsy. Alzò i piedi, Mopsy lo spinse sulla schiena e via! Sfrecciò giù per la collina. Si andava velocissimi. Le orecchie gli volavano all'indietro e il vento gli faceva lacrimare gli occhi. La discesa durò il tempo di un lampo. Poi Peter arrivò in fondo e si fermò lentamente. È divertentissimo! Urlò alle sorelle. Nuzzlo scoiattolo, che scivolava seduto sulla sua coda, sfrecciò vicino a lui ridendo. Adoro la neve! Gridò. E io adoro le slitte! Esclamò Peter. Per l'ora di pranzo, i coniglietti erano andati sulla slitta 5 volte per ciascuno. Erano accaldati e senza fiato. Tornarono a casa per rifocillarsi e mamma coniglia sospirò, notando in che stato era il suo vassoio. Andiamo a vedere se Benjamin ha trovato una slitta, propose Peter alle sorelline. Saltellarono allegramente fino a casa di Benjamin e lo trovarono già sulla porta. Ma lui li guardava con aria molto abbattuta. Non ho una slitta, spiegò. E papà dice che non posso sedermi sul mio cappotto. Puoi usare anche tu il nostro vassoio, disse Peter. Benjamin si illuminò. Sicuri? Grazie mille! Quando arrivarono in cima al pendio, i coniglietti scoprirono di aver perso il posto. Sembrava che tutti gli animali del bosco si fossero radunati lì. Dovettero piazzarsi un po' di lato, vicino ai cespugli delle more. Ma anche così era bellissimo volare giù per la collina. Appena arrivavano in fondo, tornavano di corsa in cima alla discesa per ripartire il prima possibile. Il vassoio ogni tanto sterzava. Dovevano stare attenti a non finire nei rovi. Facciamo una gara? Disse Peter a Nathan Scoiattolo. Benjamin diede il segnale di partenza. Pronti, attenti e via! Lo scoiattolo non era molto veloce perché a forza di scivolare aveva la coda piena di neve. Peter esultò, stava vincendo! A metà strada si voltò per controllare Nutkin, ma quando si girò di nuovo, vide che stava puntando verso i cespugli. Virò in direzione opposta, ma era troppo tardi. Finì dritto nei rovi. Ai! Urlò. Gli altri lo raggiunsero di corsa,
Tutto bene? Chiese Cottontail, aiutandolo a uscire dai rovi. Ai ai, ripeté Peter. Era pieno di spine. Sembri proprio un porcospino, disse Flopsy ridendo. Torniamo a casa, disse Mopsy. Il povero Peter arrancò verso casa con l'aiuto degli altri. Oh, Peter! Esclamò la mamma. Ma cosa hai combinato? E ci volle un'ora per togliere tutte le spine dal pelo di Peter. Una si era conficcata nella zampa destra, così la mamma gliela avvolse in un fazzoletto. Questo mese stai dando fondo ai miei fazzoletti, Peter, gli disse, e ora basta andare slitta finché non guarisci. Ma non c'era problema. Per il momento Peter ne aveva abbastanza della slitta. Bene, bambini, per oggi la nostra lettura finisce qua. Ci rivediamo nei prossimi giorni. Ciao!